Ciao Bethesda.it, tre signore, Emma Thomas, Deborah Snyder, Fran Walsh, rispettivamente sposate o compagne di tre uomini più famosi di loro, forse nel caso di Fran Walsh no, sono sposate o compagne di rispettivamente Christopher Nolan, Zack Snyder, Peter Jackson, signore che e signori, insieme per stare insieme, perché poi produttrici, collaboratori, marito, moglie, si parte in avventure lunghissime per stare insieme, per mantenere le relazioni dobbiamo fare cinema insieme, perché se no questi signori partono e vanno via. Nel caso di Ben Falcone, anche lui è un signore, però, e sta con una signora che però è molto più famosa di lui, e quindi diciamo si ribalta questa situazione di Emma Thomas, Deborah Snyder e Fran Walsh. Lui è sposato con Melissa McCarthy, lavora con lei, è il suo regista, e diciamo che Melissa McCarthy ha un po' un rapporto con il marito profondo, perché poi lui recita anche con lei e fa parte della filmografia di Melissa McCarthy, questa comica, ma non solo, prodigiosa, che diventa una star nel 2011 con Le amiche della sposa. Diciamo che lei con lui fa Tammy, The Boss, Life of a Party, Super Intelligence, Thunder Force, e con Falcone, con suo marito, Melissa McCarthy lavora a un aspetto più di commedia, anche a basso budget, rispetto a Paul Feig, con il quale lo tradisce per fare delle cose più grosse, a partire dalle amiche della sposa, Corpi da reato con Sandra Bullock, Spy, e che è uno dei miei preferiti, forse il mio preferito con Melissa McCarthy, e Ghostbusters. Ok, questo Thunder Force, questo nuovo film di Melissa McCarthy e Ben Falcone, va un po' più verso la linea Melissa con Paul, piuttosto che la linea con Melissa con Ben, suo marito attore, che compare anche in questo film, ha un ruolo anche molto divertente in chiave Austin Powers. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando quindi di un'idea di cinema comico più legato a Paul Feig, effetti speciali, grosso budget, anche grossi temi, perché qui si parla di superomismo, ma è un superdonnismo, perché sono le signore che hanno i superpoteri. Si chiamano Emily e Lydia. Emily è Octavia Spencer, Lydia è Melissa McCarthy. C'è un prologo molto, molto dolce, molto tenero, ambientato al liceo, in cui le due si conoscono, sono amiche. La giovane Octavia Spencer è una nerd, no, non sono una nerd, sono intelligente, c'è una differenza, che sarà il suo tormentone, sa tutto di scienza, sono due donne molto diverse, è bello vedere il prologo con le due giovani attrici. La giovane Melissa McCarthy, Lydia, è una caciarona, rockettara, anzi hard rock, si citeranno molto, se siete appassionati vi piacerà tanto questo film di hard rock, si citeranno Slayer, te lo ricordi il concerto del 94? Si citeranno ovviamente David Lee Roth, John Bon Jovi, insomma tanti, sembra un po' Spinal Tap, si citeranno appunto grandi esponenti dell'hard rock, perché Lydia è una hard rockettara, coattona di Chicago, interpretata da Melissa McCarthy, mentre Octavia Spencer fa la scienziata intellettuale. Il film ha un primo atto un po' moscio, perché poi le vediamo che crescono, le vediamo anche che si allontanano, ovviamente c'è la rottura da giovani, poi si riuniscono, e Thunder Force, Thunder, na na na, che ha un po' questa cosa anche AC/DC, già a partire dal titolo, quindi c'è tutta questa, diciamo, hard rock molto presente. E Thunder Force racconta la storia poi di Emily e Lydia, che sono cresciute, e Emily è diventata una scienziata che non esce più, non esce mai diciamo dal suo studio, dal suo laboratorio, e Lydia è diventata una che va col montacarichi a, diciamo, impilare dei container, e quindi è una working class heroine, anti-heroine, perché poi continua a essere una terribile guattona, interpretata molto bene da Melissa McCarthy. Allora, il primo atto è quello un po' più moscetto, poi il film devo dire che cresce, Thunder Force, perché ovviamente Melissa, nei panni di Lydia, riceve una dose di una super di un super elaborato chimico, composto chimico, che ha creato l'amica scienziata Emily, e
acquista i superpoteri. A questo punto il film diventa molto semplice, e cioè il superomismo in una chiave di commedia. Siamo a Chicago, è una Chicago che mi ricorda molto la bella Filadelfia di Shazam, che mi è piaciuta moltissimo, dove c'è una maturata e quindi una maturazione da questo punto di vista, nel senso anche di passaggio del tempo, consapevolezza cittadina, borghese, che diventa anche indifferenza nei confronti del superomismo. Sì, ci sono i villain che si chiamano miscredenti, c'è Pom Clementief che se la adorate come Mantis in Guardiani della Galassia vi piacerà tanto perché ed è anche mezza riconoscibile, bellissima. Sti miscredenti sono cattivissimi, passano, lei è laser, zzz, ti manda ste cose così, di laser, i miscredenti sono cattivi. Però poi c'è anche una Chicago molto Gotham City con questo sindaco che è Bobby Cannavale che è The King, ma tutti lo chiamano King e lui si arrabbia moltissimo. E poi c'è una sorta di Ocasio-Cortez più anziana che si chiama Gonzales che si contrappone a King, o meglio The King, se no lui si offende. E quindi in questa ambientazione ci sono anche poi c'è la quotidianità. Questo devo dire il film lo esplora bene dal secondo atto al terzo atto in poi, è molto divertente. In questa Chicago qui, quindi molto Shazam, molto secolarizzata, mi permetto di usare questo termine, in chiave superomistica, che non è male, cominciamo a essere abituati a vedere questo tipo di concetto che poi appunto lo devi imporre subito in un film che non ha saga, perché Thunder Force vorrebbe essere saga, ma non sappiamo se lo sarà perché poi in questo contesto. E allora arriva su Netflix questa idea poi di della quattrona che ha preso i superpoteri e soprattutto Melissa McCarthy ci riporta al concetto di Belushi che in questa epoca ci pensavo molto mentre vedevo il film serve perché nel momento in cui si sta responsabilizzando molto la donna all'interno dell'immaginario collettivo nordamericano e la si vuole leader da tanti anni Melissa McCarthy in un certo senso ha anche un ruolo di contraltare giusto, ironico a questo tipo di costruzione ideologica, ricostruzione ideologica, diciamo, della donna all'interno dell'immaginario, e quindi lei è l'irresponsabilità, lei è scriteriata, lei è incosciente, lei è John Belushi. E allora anche, diciamo, l'appartenenza geografica a Chicago di questo tipo di testo, che è una commedia fantastica, ce lo porta, la porta ancora di più verso John Belushi. Un rapporto, per esempio, con un cibo che potrebbe veramente essere Belushi di Animal House, Bluto Blutaschi. A lei piace, a Lidia piace il pollo crudo, che è una cosa che tutti fanno così, e lei invece se lo magna come lo magnerebbe Belushi. E è irresponsabile nel momento in cui, a forza, che è la scena più divertente di tutto il film, Lidia prende un autobus e scaraventa quest'autobus ed è bellissima l'inquadratura in effettistica visiva in VFX perché vedi l'autobus che nel silenzio all'orizzonte proprio va lontano e poi ci sarà una battutona divertentissima che coinvolgerà danni collaterali, torniamo appunto a un'ironia sui danni collaterali che coinvolgerà un monumento di Chicago, Grant Park, che abbiamo ricordato molto con il processo ai Chicago 7. Grant Park c'è una fontana famosissima che sarà collegata a quel lancio scriteriato di un autobus. E allora, questo devo dire, quando ho cominciato a vedere dove andavano lei e Ben Falcone, ho cominciato a ridere perché effettivamente che Lidia sia un irresponsabile, che Lidia non riesca a controllare bene questi poteri e che abbia anche dei momenti veramente da coatto maschio terribile, è divertente in questo momento in cui diciamo si sta responsabilizzando molto la donna, è divertente avere Melissa McCarthy che fa un po' John Belushi, e infatti Octavia Spencer, anche lei acquista un superpotere, ma è più, anche quello è più diciamo, anche in sottrazione, proprio letterale, perché diventa invisibile, quindi quell'altra diventa fortissima, lei diventa invisibile, tante ironie, da un punto di vista femminile, per esempio i costumi che puzzano, che mi fa tanto ridere, i costumi che puzzano, che non si possono lavare, quindi queste signore quando entrano in questi costumi, mamma che puzza, e andare con la Lamborghini che è bella, però nella Lamborghini non c'entri bene, soprattutto con questi costumi così grandi. Insomma, è uno humor femminile molto gradevole, collegato al superomismo, che è un genere molto maschile, che però, come sapete benissimo, sono anni che sta andando anche in direzione delle signore, e quindi
Ci sta, va bene. Parliamo dei personaggi di contorno. C'è Bobby Cannavale, c'è Pom Klementieff, c'è un ottimo Jason Bateman, con il quale Melissa McCarthy ha fatto veramente un buon film, copia originale. No, non è copia originale, è Io sono tu del 2013. Copia originale fa parte della zona un po' dramma di Melissa McCarthy e Sam Vincent. E in copia originale i due si sono incontrati e hanno fatto delle cose buone insieme. Insomma, c'è una cena. Allora, Bateman ha delle battute molto divertenti, come ce l'ha Melissa McCarthy. Diciamo una di Melissa McCarthy che mi ha ricordato Woody Allen. Ma abbiamo preso la scema del villaggio e l'abbiamo dato il superpotere. Ma ti rendi conto dell'incoscienza? Scema del villaggio, Lydia sente. Scema del villaggio. Oh, hello! Chicago è una città. Questa è la stessa linea tecnica comica che ci piace della battuta di Amore e Guerra di Woody Allen. Lei non è per caso quel giovane codardo di cui parla tutta San Pietroburgo? Giovane, avrò 35 anni, risponde Woody Allen. Quindi, scema del villaggio, villaggio, Chicago, l'hai vista? Così, questo è molto divertente, come è divertente Jason Bateman che fa un po' un cattivo, ma forse no, che sta insieme ai cattivi, che ha le chele. Ed è l'uomo granchio, anche là Bateman è molto interessante come porta questo super villain, anche mostruoso, e il racconto di come ha preso le chele del granchio a cena con Lydia e la relazione che si crea tra l'uomo granchio e Lydia è molto divertente, a base anche erotica di pollo crudo. Quindi ci sono degli elementi, devo dire, il primo atto è un po' moscetto, ma il secondo cresce, il terzo io ero molto divertito, ho riso tantissimo. Soprattutto per la scena dell'autobus lanciato, mi è piaciuta da morire. Quindi, ti sto imburrando la chela. Come si diventa uomo granchio? Non andate a nuotare su una barriera corallina radioattiva? Nudi? E devo dire che Jason Bateman e Melissa McCarthy, che avevamo già abbastanza amato in Io sono tu, sono veramente adorabili. C'è una grande sintonia tra loro due, c'è una scena romantica che mi ha fatto morire dalle risate. Thunder Force, Ben Falcone. Con Ben, con suo marito, l'ottima Melissona ha fatto Tammy, The Boss, Life of a Party, Super Intelligence e adesso questo Thunder Force, e dove effettivamente c'è un po' la linea anche di Paul Feig, e cioè di fare dei film con gli effetti speciali e con il grosso budget. E in questo caso queste cose ci sono e devo dire che non so poi quanto la pandemia abbia influenzato questo tipo di produzione, perché poi la McCarthy ha lavorato tantissimo in questo 2020-2021 terribili, perché hanno fatto due film attaccati, lei e Ben Falcone, però insomma, devo dire che se amate Melissa McCarthy riderete molto, e la coppia con Octavia Spencer, che è saggia, che sta lì, che è molto bello vederle inquadrate insieme. E ci sono tutti questi attori di contorno, tra cui anche Ben Falcone, citazioni di Austin Powers sugli sgherri del cattivo, ironie in destrutturazione del concetto di in questo caso cinefumetto, non male, ok? E quindi è un film abbastanza saporito. Thunder Force, ciao Bethesda!